Come facciamo a proteggere il territorio in una maniera addirittura migliore rispetto a quanto abbiamo visto nei video precedenti e in modo particolare per quanto riguarda le acque di raffineria e tutti gli effetti che le acque di raffineria reflue possono avere sul territorio? Ecco, il video di oggi è un video molto particolare, molto specifico e anche molto semplice nella sua concezione, però vi vuole presentare una soluzione decisamente importante che ha avuto un ruolo molto importante soprattutto in alcuni paesi del mondo, in modo particolare alcuni paesi in via di sviluppo, e mi sto riferendo in questo caso alla Nigeria, dove c'è stata una raffineria nella zona di Kaduna, che ha adottato questa soluzione, che poi è stata rapidamente estesa anche ad altre che condividono caratteristiche simili, proprio per proteggere ulteriormente il territorio dalla possibilità di presenza di inquinanti che escono da una raffineria e in modo particolare con gli scarichi d'acqua. Abbiamo visto nei video precedenti che le acque di raffineria possono essere trattate in modo diverso, tutte con soluzioni naturali, con soluzioni che possono essere implementate subito. In modo particolare vi invito, ecco, ad andare a rivedere i video di questa mini playlist che riguarda proprio come si può fare per rendere le raffinerie di petrolio 7 volte più verdi. Ecco, è un po', forse un po' un'esagerazione da un certo punto di vista, però è significativo del fatto che ci sono tante soluzioni naturali, noi ne vedremo 7, ma ne abbiamo viste alcune e ce ne mancano alcune altre, questa è la quarta, però è proprio importante ragionare sulla possibilità che le soluzioni naturali ci danno di portare l'ecologia, quindi la transizione ecologica, all'interno della transizione energetica, perché transizione energetica non vuol dire solo abbandonare un modello non più valido dal punto di vista ecologico per abbracciarne un altro, ma vuol dire prima di tutto portare l'ecologia in quello che già c'è adesso. E il video di oggi vuole raccontarvi proprio una cosa di questo tipo, perché in questa raffineria in modo particolare ci si è posti il problema di come andare a contrastare un insieme, quindi non stiamo più parlando, come abbiamo visto nei video precedenti, di idrocarburi, per esempio, o di metalli pesanti in modo particolare. In questo caso consideriamo per la prima volta tutto l'insieme, proprio tutta la quantità nella sua completezza, degli inquinanti che possono essere presenti all'interno dell'acqua di raffineria e di come questi inquinanti poi in qualche modo possono finire sul territorio e determinare un danno o diretto oppure da accumulo se appunto si accumulano dopo un determinato periodo di tempo e evidentemente poi cominciano a determinare degli effetti di danno. Ebbene, tutto si basa su, ancora una volta, un elemento naturale e stiamo parlando di una pianta. La tifa latifoglia, ecco, la tifa latifoglia ha questa grande capacità di assorbimento nei confronti di numerosi inquinanti che vengono ad essere emessi nelle acque di raffineria. Tuttavia, in questo particolare caso, non è tanto importante la pianta in sé, perché in molti casi vedrete che simili risultati possono essere ottenuti anche in presenza di altri elementi vegetali. Ebbene, però, in questo caso, la tifa latifoglia è insieme ad una particolare struttura, ad una zona umida artificiale, costruite in modo tale che l'acqua possa passare verticalmente, infatti si chiamano proprio così, sono zone umide artificiali a flusso verticale, dove l'acqua viene ad essere calata dall'alto e poi viene assorbita, come vedete ecco lo schema, vi ho messo in questa immagine schematica proprio il funzionamento di una di queste zone artificiali, zone umide artificiali a flusso verticale, perché l'acqua arriva dall'alto e poi vedete, l'acqua scende negli strati più profondi, ci sono degli strati caratterizzati da sabbia e degli altri strati caratterizzati invece da un ciottolato, comunque da materiale pietroso, e una volta che scende, l'unione, diciamo così, la simbiosi, definiamola in questo modo, anche se evidentemente non è corretto dal punto di vista biologico, però immaginiamo, detto, questa convivenza utile tra la tifa latifoglia da un lato, che ha queste capacità assorbenti, e il medium che la fa crescere, all'interno della quale cresce, quindi questa struttura verticale di questa zona umida artificiale, determina un assorbimento. Ebbene, questo assorbimento lascia poi un residuo, questo residuo viene poi catturato al basso, quindi al fondo di questa zona umida artificiale, e una volta che viene catturato questo residuo, lo si va a misurare, si va appunto a testare, a valutare
quelle che possono essere le caratteristiche di quest'acqua, che dovrebbe essere decontaminata, e infatti lo è, ma per ottenere i risultati migliori, in modo particolare in questa applicazione che arriva dalla Nigeria e in altre che hanno poi seguito questo esempio, c'è stata l'aggiunta di un ingrediente molto particolare a questa zona umida artificiale all'inizio, quindi è stato messo subito all'inizio e poi è stato messo successivamente dopo 3 mesi proprio per ulteriormente dare vitalità al sistema, e sto parlando delle deiezioni bovine. E quindi è una cosa che potrebbe sembrare abbastanza pittoresca per certi versi, ma in realtà questo fertilizzante ha permesso alla tifa latifoglia inserita all'interno di questa zona umida artificiale a flusso verticale di ottenere questi importanti risultati. Ecco, ho deciso di sintetizzarveli in questa slide perché è molto importante proprio fissare lo straordinario risultato che è stato possibile ottenere, non soltanto per quanto riguarda gli idrocarburi, quindi TPH, gli idrocarburi totali presenti nell'acqua di raffineria, ma anche la eliminazione pressoché totale dei fenoli, giusto per dare appunto un'altra idea, oppure la rimozione molto ingente, che può arrivare anche appunto oltre l'80% dell'olio e del grasso, e allo stesso modo anche la domanda biochimica di ossigeno, per non dimenticare altri parametri che qui non sono presentati, ma nei confronti dei quali comunque la tifa latifoglia ha un'ottima funzionalità, funziona molto bene, come per esempio il fosforo ed altri elementi che possono essere presenti all'interno delle acque di raffineria, compresi i solidi, perché poi evidentemente la possibilità di trattenere i solidi è importante anche proprio per evitare che questi stessi solidi possano andare a veicolare degli inquinanti una volta che vengono scaricati post decontaminazione. Quindi questo è un risultato molto importante, perché a differenza di quanto abbiamo analizzato nel video precedente, quello che appunto avete potuto incontrare nel video precedente, quando si parlava degli oil skimmers, degli idrocarburi, dei metalli, si parlava invece poi nel video immediatamente precedente a questo, si parlava dell'alga Edogonium e quindi della possibilità di trattenere i metalli e poi di produrre anche energia. Ebbene, in questo caso abbiamo un'azione veramente totale nei confronti di tutti gli inquinanti che possiamo immaginare siano presenti all'interno dell'acqua reflua di raffineria. Quindi è un'azione globale, un'azione completa, è un'azione che può essere realizzata sia all'interno, perché in questo caso la raffineria di Kaduna lo ha fatto all'interno, e quindi all'interno dello stabilimento, cioè ha deciso di veicolare le acque in una zona molto specifica, e in quella zona specifica tutte le acque sono finite là, e è servito questo come sistema per decontaminazione totale. Ma teniamo presente che un qualche cosa di questo tipo può essere fatto anche all'esterno o comunque in zone che sono particolarmente a rischio, per esempio pensate nel caso di alluvioni, nel caso di calamità naturali, quando l'acqua va ad incontrare una raffineria o comunque dei depositi, qualsiasi cosa, qualsiasi struttura che possa incontrare all'interno, e poi nel momento in cui fuoriesce, quindi il flusso d'acqua incontra un impianto petrolchimico e poi fuoriesce, porta con sé tutta una serie di inquinanti, ebbene sarebbe il caso che potesse trovare una zona umida artificiale, a livello della quale poi quest'acqua si possa concentrare, e nel momento in cui si concentra proprio possa avvenire quello che avviene, che abbiamo visto che avviene, che è avvenuto in questa raffineria di Kaduna, cioè c'è la tifa latifoglia o altri elementi vegetali che comunque sono certificati per avere una buona capacità, un buon funzionamento in questo senso, che permettono quindi l'assorbimento di tutte queste componenti. Teniamo poi presente un fatto importante, che sicuramente è un po' più tecnico, ma non è sicuramente di poco conto, perché la tifa latifoglia ha un buon indice, si dice, di traslocazione, vale a dire che assorbe dalle radici, perché in questo caso l'assorbimento è un assorbimento completo attraverso le radici, ma poi è in grado di traslocare, cioè è in grado di, non è che trasloca lei come pianta, perché come pianta sta ferma, ma trasloca l'inquinante che ha assorbito dalle radici, perché l'inquinante assorbito dalle radici non rimane nella zona delle radici, ma viene portato su a livello della pianta. Quindi potete capire che poi estraendo la tifa latifoglia da questa zona umida artificiale, una volta che il ciclo di decontaminazione è compiuto, abbiamo la possibilità di portare via tutto l'inquinamento che c'è, perché è all'interno della tifa latifoglia. L'unica eccezione c'è
per il fosforo che rimane quasi completamente nelle radici, ma comunque rimane nelle radici e può essere portato via anche lui. Tutto il resto ha una buona traslocazione, cioè viene traslocato dalle radici lungo la pianta e questo è ottimo proprio per l'estrazione. Quindi, ricapitolando, abbiamo una soluzione che non è soltanto importante perché va a interessare tutta una serie di sostanze che fanno parte delle acque che possono essere presenti all'interno delle acque di raffineria, ma è molto importante anche per l'esterno, perché noi dobbiamo immaginare che ci possono essere degli sversamenti, ci possono essere dei problemi per cui una massa d'acqua esce, indipendentemente dalle cause, ma deve trovare un punto a livello del quale concentrarsi e là dove si concentra, se c'è una soluzione come questa, noi abbiamo la garanzia di portare via almeno tranquillamente, senza pensarci troppo, il 70, 75, 80 o anche 85% di tutto il coacervo di inquinanti che sono presenti all'interno con una metodologia sola. Immaginate che questo cosa vuol dire proprio in presenza di fatti gravi come le alluvioni, come le calamità naturali, come gli incidenti anche tecnologici che possono esserci, come i malfunzionamenti di alcuni impianti di depurazione. Questo è un risultato ottimo che si può ottenere, è stato pensato prevalentemente per le zone in via di sviluppo, ma è una zona, questo non toglie, che anche se è stato pensato in questa zona qui, possa funzionare bene anche da altre parti. La cosa importante è il principio, cioè possiamo andare con determinate soluzioni a colpire una serie di inquinanti tutti insieme e teniamo presente che la co-contaminazione sarà sempre più importante, quindi non dobbiamo mai troppo focalizzarci su un inquinante singolo, dobbiamo andare a cercare delle soluzioni che ci permettano di agire nei confronti di più sostanze insieme, perché questa è davvero la sfida da vincere per il presente e per il futuro. Bene, io vi ringrazio per essere stati con me in questo video molto particolare che ci ha dato un'idea, proprio uno spaccato significativo su quello che si può fare nei confronti della co-contaminazione, della contaminazione multipla. E ancora una volta, come abbiamo già scoperto in altri video, la partecipazione, la collaborazione, soprattutto quando questa soluzione viene portata all'esterno, è fondamentale tra i cittadini, le istituzioni del territorio, le associazioni, qualsiasi tipo di organismo che sia interessato alla decontaminazione naturale dell'ambiente. Ancora una volta, un elemento naturale in grado di assorbire, ma in questo caso aiutato dalle deiezioni bovine da un lato e anche da questa mistura di materiali che fanno parte della zona umida artificiale a flusso verticale. Vi invito a riflettere sull'importanza dell'utilizzo delle soluzioni naturali a livello di transizione energetica per portare alla transizione ecologica, prima ancora della transizione energetica, e di accompagnare così proprio tutto il mondo dell'energia verso un futuro davvero più ecologico, non diciamo sostenibile, diciamo ecologico, che sicuramente non si sbaglia. Grazie ancora e a presto.